quelli che hanno benissimo, speriamo nella danza. Giuliano è ancora direttore artistico di Amici, io di questo sono fiero e orgogliosa, rispetto il suo lavoro, penso che sia il più bravo, gli voglio bene e ci mette tutto quello che può mettere in ogni quadro che fa, ogni volta ci stupisce e mi stupisce, è pignolo e preciso nel lavoro e non c'è una volta in cui non si tira indietro rispetto a tutti gli altri, valorizzando invece il ballerino che ha davanti. Cosa rarissima in chi arriva ai suoi livelli. Non è un presenzialista, non è una persona che si mette davanti a tutti per far vedere quanto è bravo, non ha mai voluto apparire, anche adesso è muto, perché gli appartiene, è uno che lavora. In questo, dato l'anticipo di Amici, ha praticamente preso l'albergo qua davanti come sua casa, dorme qui davanti e sta tutto il giorno in studio per far ballare i ragazzi. Quest'anno Amici è un po' particolare, dato questo anticipo, sono entrati 10 ragazzi, la finale avverrà dopo 6 puntate, la prima puntata ci saranno 2 eliminazioni e poi la finale dovrebbe essere a 4. Le ultime 3 puntate richieste da Mediaset vedranno invece una grande festa. Anche lì ci sarà un vincitore, ma vedrà la partecipazione di ragazzi che hanno già partecipato ad Amici o comunque hanno già una carriera avviata come cantanti e come ballerini. A queste ultime 3 puntate parteciperà anche il vincitore dell'edizione attuale. Vi faccio dei nomi delle ultime 3 puntate e ve ne faccio i pochi per ora, perché sinceramente stiamo ancora valutando. C'è Nigiotti per i cantanti e Michele Bravi per i cantanti, ci saranno altri cantanti, ballerini in questo momento sicuri e certi è Vincenzo, che si è classificato secondo l'anno scorso da Amici, attualmente sta ballando con i Complexion, e Sebastian che rientra da Londra, e poi ce ne saranno degli altri. Anche lì ci sarà un vincitore, molto probabilmente sarete coinvolti anche voi come categoria stampa, perché cercheremo di mantenere gli organi giudicanti diversi, esatto come le prime 6 puntate. Parlo adesso delle prime 6 puntate e parlo della giuria, gli Amici. Quindi sono 10 ragazzi che partecipano e sono 6 cantanti e 4 ballerini. 2 eliminazioni, non ci sono più le squadre, non ci sono più i direttori artistici, sono tutti contro tutti. Ci sono 3 gironi fatti a classifica. Il primo girone, tutta la trasmissione, le puntate vertono sul passaggio alla puntata successiva. Al primo girone il primo classificato va direttamente nella puntata successiva, l'ultimo classificato del primo girone è immediatamente eliminato. Al secondo classificato è data la possibilità di accedere anche lui in seconda puntata se supera 3 step. Gli organi giudicanti saranno il televoto, la giuria e la VAR, oltre che i professori che ci sono. La giuria è formata da 3 elementi. Uno è un tecnico che è Gabri Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, più la presenza di Tommaso Paradiso. Il primo girone i ragazzi cantanti duetteranno, gli ospiti della prima puntata sono Gali, Amoroso, Emma, Ax, Herman Meta ed Elisa. Siccome Amici lo vince uno solo, ma questo non significa che gli altri non valgano, questo ribaltone ho pensato di farlo nel serale. Albano e Romina altro non sono che previsti che nel momento di Amici Prof. Amici Prof è il ribaltone, cioè i ragazzi diventano giudici dei prof.
Albano Romina sono gli ospiti con cui i prof devono duettare. Poi ci saranno anche personaggi con cui dovranno ballare, mentre Ponte avrà una console dove metterà la musica. Ci sarà una classifica, anche lì il vincitore verrà abbinato ad un ragazzo e consentirà al ragazzo dei benefit, ma i benefit sono l'uscita dalla casetta e l'andata a cena con la fidanzata o col fidanzato, la possibilità di passare un Voi giorno. riprendete questi momenti di Questi festa? momenti di benefit non lo so, perché vediamo cosa Ma succede. Albano e Romina sono nella prima. Albano e Romina sono fissi. Sono fissi e Sono ballano e fissi, no, cantano. loro cantano i loro successi mentre i prof duettano a mo' di karaoke con loro. Sono veramente felice perché mi è venuto in mente per Sanremo, parlando Andrea di Sanremo, sono molto felice che nelle ultime tre puntate ci sia Michele Bravi. L'ho visto durante pre-Sanremo, mi ha fatto ascoltare il pezzo che aveva portato e presentato per poter partecipare al festival. Io ho trovato un pezzo bellissimo, penso che Michele sia un gran talento e sono contenta che venga e che partecipi a quelle tre puntate.